Oh, bella rega, io sono Camp, benvenuti in questo nuovo vlog. Oggi sono ad Anversa, in questo albergo che fa molto spogliatoio dei Los Angeles Lakers. Aspetta che ti faccio vedere. Molto molto figo, ma c'è un po' quella sensazione di ansia che sembra che arrivi LeBron James da un momento all'altro a tirarti una pallonata nel culo. Comunque, adesso mi siedo che ti racconto che cosa ci faccio qua. Eccomi qua, sto usando il telecomando come cavalletto, alta tecnologia come al solito. No, cazzo, stanno già partendo le sirene. Comunque veramente è la condanna a farlo youtuber. Te ne stai nella città più silenziosa del mondo, del nord Europa, cominci a registrare il video e partono i cazzo di chopper, le sirene e tutto. Vabbè, ci riproviamo. Ari, eccoci. Comunque oggi è tipo il 9 gennaio, che per chi come me lavora nelle feste comandate è il periodo migliore questo per viaggiare dell'anno, anche perché a parte il clima che è una merda, ma vabbè, in Europa fondamentalmente l'inverno è così, però si spende veramente una cazzata ovunque vai perché è bassissima stagione. E dai, sono venuto a fare questo giro in Nord Europa per vedermi qualche museo e allora naturalmente butto un occhio ai concerti e ho visto che stasera qua ad Anversa suonano i Life Force. Quindi questo mi ha fatto optare per questa città, visto che poi domani sarò ad Amsterdam. Tra l'altro, rega, Anversa, quanto è legata alla frase di The Snatch? What do I know about diamonds? I'm a boxing promoter. I was a happy boxing promoter until a week ago. And then, what do I know about diamonds? Don't they come from Antwerp? Bello quel film, se non l'hai visto guardatelo, che Jason Statham, la sua skill era che era un bravo attore e non uno grosso. Bomba l'inizio della filmografia di Guy Ritchie. Comunque mi sa che sto un po' divagando. Comunque è vero che Anversa, appena arrivi, la prima cosa che vedi fuori dalla stazione sono dei gran negozi di diamanti. Comunque, concerto di stasera, Life Force, Dragnet e Rod Stewart, oltre ai Life Force e altre due band non le conosco, meglio me le sono andate a sentire stamattina, e sarà l'occasione per vedersi un concerto punk rock un po' alla vecchia. E Life Force sono band Oklahoma, Texas, di questa nuova scena straight edge americana, che hanno fatto uscire un disco, che non so se è un disco, un EP, sono circa 17 minuti, sotto New Age Records, un paio d'anni fa, mi pare 2020. Tra l'altro ci dovrei fare una puntata su quell'EP. Dai, se va bene sto video magari la faccio. E sono una delle tantissime realtà interessanti della scena americana di questo periodo. In questi ultimi due anni, ogni volta che mi sono beccato con i miei amici e si parla di hardcore americano, sono sempre venuti fuori un botto di nomi, che possono essere appunto i Life Force, ma anche tutta la scena californiana come i Drain, gli Skull, passando per i Dare, Show Me The Body, Magnitude, tutta la roba che esce per Triple B Records, Mind Force. Insomma, è un periodo che c'è veramente tantissimo fermento e spero che l'onda lunga di tutto questo arrivi in Europa e porti alla formazione di band nuove, anche perché si è spesso parlato di ricambio generazionale e finalmente il ricambio generazionale è arrivato prepotentemente negli Stati Uniti. Intanto mi bevo uno smoothie, che è tipo anche la mia cena, è con delle robe olandesi dentro. Ha il Nutri-Score di C. Cazzo, speravo potesse fare meglio. Cazzo, C non è tanto. Sa di acido, buono. Comunque, raga, dai, adesso mi metto la giacchetta del Semayem e esco nella freddissima Anversa. Tra l'altro ho solamente la giacca di jeans con me e andiamo a svoltare questo lunedì sera. Dai, fortunatamente ha smesso di piovere e quindi sono al locale abbastanza tranquilli. E il locale si chiama Antwerp Music City, non ci sono biglietti in prevendita, ma si paga credo 10 euro direttamente lì all'ingresso. Tra l'altro spacca camminare nella città appena piovuto, perché brillano un po' tutti i colori. In queste strade per arrivare al locale è una zona un po' più sketchy di Anversa, dove ci sono tutti ristoranti etnici, market etnici, eccetera, mentre il centro, quello vero, è più abbastanza ingessato. Tra l'altro spero dopo di trovare qualcosa di aperto quando torno, perché ho bisogno di mettere qualcosa di solido nello stomaco e
lo smoothies non è abbastanza, quindi probabilmente mi andrò a mangiare elettrico, lo metto assieme allo smoothies e collassano gli organi interni. Eccomi qua con i commenti del post concerto. Tra l'altro senza voce, non perché ho cantato, ma perché dentro si stunnavano di paglie. Perché sì, te avevi un concerto straight edge, dici. No, no, si ammazzeranno di paglie. Invece erano tutti lì pam 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 pam. E niente, dentro c'era la cappa di fumo e non sono abituato, sta roba mi distrugge abbastanza. Come ti ho visto dalle immagini, il locale era figo, non so, una specie di centro sociale o che cassera. In mezzo al quartiere etnico c'era questa viuzza, entravi dentro, tutte bici parcheggiate, fuori facevano anche qualcosa da mangiare. Prima band di Rod Stewart, carini, hardcore, senza troppe pretese. Non una band che tra 15 anni, ma neanche tra 10, tra 5, né soprattutto domani ne starò qui a rimembrare, però hanno fatto la loro in apertura. Sono stati Regas, nessun pezzo che particolarmente mi è rimasto, ma hanno fatto un set onesto. Poi toccate Dragnet e l'asticella si è alzata. Bravi, compatti, forse un po' troppo statici. E i pezzi, i riff, fondamentalmente giravano quelli, che non è una brutta cosa girare gli stessi riff, lo fanno le band migliori del mondo. Però hanno fatto un set neanche troppo lungo e durante il set ho guardato l'orologio un paio di volte. E, bravi, ma anche loro non troppo memorabili. Poi è arrivato il turno dell'Life Force. E ragazzi, mi devo dire che come set mi è piaciuto particolarmente. Come da previsione hanno suonato una mezz'oretta, 35 minuti, hanno fatto un po' dei loro pezzi tra album e EP, hanno fatto praticamente quasi tutti i loro pezzi, più una cover degli Inside Out, e tra una canzone e l'altra, pippone. Però il cantante mi è particolarmente piaciuto, ha avuto delle ottime mix skill, non era il solito pippone che stai lì gli dici suona. No, è stato, diceva cose anche interessanti, parlava di coesione politica, un po' a metà tra un pippone e un discorso motivazionale, e devo dire che riusciva a tenere il pubblico molto bene. Cioè, my two cents sui pipponi, se li vuoi fare devi essere bravo a farli, se no veramente ti meriti quello che ti urla suona. Musicalmente mi sono piaciuti parecchio, i pezzi erano quelli, li hanno fatti alla grande dal vivo, il pubblico ha partecipato abbastanza, vedrai qualche clip qui sul canale, vedrai qualche video del concerto nei prossimi giorni, o forse qualcosa c'è già. Cioè ragazzi, non era un matinee a New York, era un lunedì sera ad Anversa in Belgio, e direi che lunedì sera l'abbiamo cazzo portato su per a casa, quindi è stata veramente una serata positiva. Merch report. Allora, ho preso due cose dei Life Force. La spilletta, questa ragazzi è proprio una bomba atomica, figa figa, e tra l'altro l'ho messa già nella giacca, che tra l'altro questa doveva essere la Black Levis nera, quella un po' più istituzionale, senza toppe eccetera, ci ho già messo la toppa del Cold Cops, qui ho quella dell'Life Force. Tempo due settimane mi metto la backpatch dei Dozirit e poi vaffanculo, è messa peggio dell'altra. Sì, perché nella mia testa questa è quella elegante, l'altra è quella punk. Quindi perché sono venuto a un concerto punk con quella elegante? Boh, non lo so. Vabbè, e poi ho preso anche la felpa, molto figa, con scritto Life Force davanti. Retro. E la vera chicca
la scritta qua sul polsino New Age Records, molto figa. Avevano finito un po' di taglie, ho dovuto prendere la L, di solito felpe prendo l'XL perché sono un rapper, no, mi piace vestire baggy, però dai, questa dovrebbe fittarmi abbastanza bene. Quindi ragazzi, questo è stato il report del mio lunedì sera qua ad Anversa. Sinceramente mi sono divertito parecchio, tra l'altro è mega presto, sono le 11:10 e mi sono anche fermato a mangiare un falafel. Peccato che uno show come questo non sia arrivato in Italia. Lì al concerto, vedendo le locandine, ho visto che prossimamente qui ad Anversa passeranno anche i Gel e purtroppo neanche loro passeranno in Italia. Questo è un peccato perché ci sono tutte queste band nuove delle quali ho parlato all'inizio e se hanno un'occasione nel nostro paese possono far molto bene, e una testimonianza è la data dei One Step Closer con i Magnitude che hanno fatto a Milano. Quindi sì ragazzi, il ricambio c'è, ma ancora ci vorrà un po' di tempo. Dai ragazzi, anche per oggi è tutto, noi come al solito ci becchiamo molto molto presto e voi mi raccomando, ascoltatevi Lifeforce, dai! We've got to raise our